Di Cattolica Eracle Online, siamo qui nella nostra sede abituale, come vedete abbiamo qui i nostri divani in pelle, un angolo caratteristico, la nostra sede è quella più per i grandi eventi, diciamo così, messa a disposizione dalla famiglia Amato, quindi quando noi dobbiamo intervistare personaggi importanti, Giuseppe è un personaggio importante che ci degna della sua presenza, che porta tra l'altro il nome di Cattolica Eracle in giro per il mondo. Signore e signori, abbiamo il campione del mondo a conciatura maschile, sezione, categoria fashion, Giuseppe Terrasi, cattolicese. Ciao, un applauso, Domenico. Abbiamo tutto il pubblico, poi applauso per mettere finti, quelli automatici. Allora, ciao Domenico, grazie per questa occasione che mi date. E niente, sì, nel mese di settembre sono diventato campione del mondo nella categoria fashion uomo. La gara si è suddivisa in due prove, la prima nella conciatura fashion e la seconda nella categoria trend cut, e ho vinto la medaglia d'oro che vedete qui nella categoria fashion e la medaglia d'argento nella categoria trend cut. In classifica generale sono diventato campione del mondo. Allora, quando ti hanno detto lì la giuria che Giuseppe Terrasi è world champion, io cosa hai provato? Qual è stata la tua prima impressione? È stata un'emozione fortissima, perché comunque ero seduto dietro a tanta gente, tanti colleghi, e tutti avevamo quell'adrenalina dentro, perché tutti vogliamo ottenere dei bei risultati, fare bella figura, e quindi nel momento in cui mi hanno chiamato non ci credevo, non riuscivo ancora a realizzare. E poi niente, quando mi trovavo sul podio è stata un'agitazione unica, è stata poi con i colleghi, gli allenatori, gli amici, abbiamo festeggiato subito dopo, è stata davvero un'esperienza che non dimenticherò mai. I tuoi genitori non li presenti o li chiamati? No, i miei genitori erano qua. Sicuramente se avessi saputo... Hai ricevuto la chiamata da loro oppure hai telefonato tu? La prima chiamata che ho fatto al telefono è stata proprio quella che ha fatto mio padre, perché la vittoria l'ho dedicata alla mia famiglia in generale. Siamo curiosi di sapere cosa hai detto a tuo padre prendendo il telefono. Papà, ciao, ho iniziato a urlare medaglia d'oro, campione del mondo, quindi mio padre si è messo ad urlare al telefono, e quindi è stata un'emozione grandissima per la famiglia, subito il giro di chiamate. Immaginiamo. Giuseppe, tu da quanto tempo sei fuori, diciamo così, fuori per lavoro? Sono partito nel 2007, l'agosto 2007, subito nel mese di settembre ho iniziato gli studi di acconciatura a Milano. Ricordiamo, 23 anni. Ho iniziato gli studi di acconciatura nell'Accademia ESPAM, ho fatto 2 anni di scuola, mi sono diplomato, nel frattempo ho partecipato ai vari concorsi e sono arrivate man mano queste soddisfazioni una dietro l'altra. Ma come è maturata questa scelta della tipologia di lavoro che hai voluto intraprendere? Diciamo che è una cosa proprio, mi è sempre piaciuto sin da piccolo, infatti all'età di 9 anni andavo qui a Cattolica da un nostro concittadino ad apprendere il mestiere del parrucchiere, poi piano piano frequentavo le scuole dell'obbligo, mi sono diplomato in ragioneria e dopodiché volevo ingrandire queste conoscenze. E ho deciso di andare a Milano grazie a Gerlando Lumia, che anche lui campione del mondo del 2010. Sono andato lì e subito lui mi ha accolto nel suo negozio a lavorare. Grazie a lui poi ho conosciuto l'ESPAM, la scuola dove mi sono diplomato e dove adesso insegno. Ricordiamo Gerlando Lumia, un altro cattolicese, anche lui campione del mondo. Sì. Della categoria taglio classico. Com'è stato il primo impatto? Tu, diciamo, praticamente 4 anni, che, quasi 5 anni che sei fuori, hai 23 anni, quindi giovanissimo, hai lasciato Cattolica, quindi i tuoi posti, la tua famiglia, i tuoi amici, com'è stato l'impatto?
Inizialmente quando sono arrivato lì, passare subito in un periodo, cioè è stata una fase in cui mi ero appena diplomato in ragioneria, poi subito a 18 anni partire, allontanarmi dalla famiglia. Diciamo l'unico appoggio che avevo era la famiglia di Gerlando, così, quindi non è stato facile perché dovevo ambientarmi nei luoghi, fare nuove amicizie, subito la scuola, quindi è stato lavorare a tempo pieno e nel frattempo la sera frequentare le scuole. Quindi non è stato semplice, infatti all'inizio ho detto, dico, cavoli, dove sono capitato? E poi piano piano, conoscendo di più, ambientandomi, ho deciso di rimanere lì. Allora, alle nuove generazioni, tu tra l'altro sei una nuova generazione, ma ai ragazzi così adolescenti che un giorno vorranno intraprendere questo tipo di lavoro che fai tu, lo consigli ancora adesso? Certo che Lo lo consiglio, consigli? certo che lo consiglio perché oltre ad essere un lavoro che frutta, poi è un lavoro che se uno ha passione, se ha creatività, in questo lavoro dà tante soddisfazioni. Io ad ogni taglio di capelli, proprio riesco a trarre quell'emozione, perché quando vedi il cliente soddisfatto, il taglio che ti è riuscito bene, sei riuscito a creare un qualcosa che è apprezzato anche dal pubblico, allora lì dici e quanto è bello il mio mestiere. E cosa consigli loro per iniziare? Che consigli dai a questi ragazzi? Per iniziare, diciamo, bisogna avere tanta tanta passione, perché sennò questo mestiere non si può fare, non è semplice, perché ci vuole tanta caparbietà, tanta voglia di imparare. E quindi io, cioè, il consiglio che posso dare è, se veramente uno è interessato a questo mestiere, proprio lasciarsi trasportare. Un'altra curiosità, tu lavori nel salone di Gerlando, Sì. a Magenta, Magenta, sì. in provincia di Milano, quindi gli avventori dell'esercizio di Gerlando verranno lì, si fanno consigliare o ti dicono loro quello che vogliono. Parliamo taglio di capelli. Per esempio, Sì. Giuseppe Amato, il nostro cameraman, come lo sistemereste? Questa chioma. Innanzitutto una bella sfoltita. Rasati. Bella rasatina, come Sì, dire. diciamo che quando i clienti arrivano in negozio, la prima cosa è ascoltano i nostri consigli. A me piace, se non conosco un cliente nuovo, la prima cosa che faccio è innanzitutto iniziare a parlare. Quando parli con il cliente inizia a capire il suo carattere, inizia a capire, diciamo, che personalità ha. Allora, dopo che guardi anche la morfologia del viso, anche la struttura del capello, lì dici, inizia a scegliere il taglio che fa più per lui. Non gli fai scegliere un catalogo visivo, Sì, no? guardano An anche il anche un catalogo catalogo, però fotografico. diciamo che il catalogo è più una cosa fai da te, nel senso guardi, però poi ci vuole sempre il consiglio dell'acconciatore. Preferisci un po' dare il tuo tocco personale, Sì, diciamo, sì, sì, invece sì, sì, che sì, sì. guarda, se poi il cliente Cerco di decide. consigliare, poi loro troviamo un punto d'accordo e allora a quel punto inizia il lavoro. Ovvio che quando inizi il lavoro è come un progetto di una casa, sai che si parte dalle fondamenta e poi piano piano inizia a sviluppare il lavoro. Tu per adesso stiamo parlando quindi di festività natalizie, sei qua per le Sì. vacanze, quindi sei ritornato a trovare i tuoi parenti. Come ti hanno accolto gli amici, visto che da settembre sei ritornato adesso, come ti hanno accolto gli amici, complimenti, cosa ti hanno detto? Cosa ti hanno detto? Allora, la sera stessa che sono arrivato ho trovato la festa sorpresa a casa mia con tutti i parenti e gli amici, una cosa che non mi aspettavo. Diciamo che per me, cioè nel senso sì, ho vinto il campionato del mondo, però non ho, cioè, mi basta sull'affetto della famiglia e quello che, diciamo, l'amore che mi fa andare avanti. Non ho bisogno di tanti elogi e robe varie perché sì, vinci il mondiale, però secondo me la vera vittoria è l'umiltà. Nel momento in cui sei umile, quello ti dà tanta, tanta voglia di fare quello. Ma tu praticamente stai vivendo il fatto che tu sei un campione del mondo, ancora devi entrare nella parte. Tu sei Ancora? campione del mondo, ancora Sì. ti rendi conto di questa cosa? E, cioè, nel senso, non è semplice realizzare. A volte ci penso e dico, cavoli, cioè, sembra ieri che non ero, non, cioè, nel senso, non ero nessuno, adesso questo Non sei campione di titolo. cattolo, non sei Sì, campione campione del mondo. del quartiere questo, o campione che sei campione del mondo.
cioè non è sì. roba da tutti i giorni, specialmente viverlo a 23 anni. E infatti, cioè, nel senso, quello che dico è, cioè, sembra ieri che ero una persona normalissima, adesso mi ritrovo con questo titolo, perché comunque è un titolo, ma è anche pesante, cioè, deve essere anche all'altezza di saper portare questo titolo. Quindi ogni giorno devi arrivare al negozio e dare il meglio di te, migliorarti sempre di più, aggiornarti, solo così, diciamo, puoi essere campione del mondo a tutti gli effetti. Come ti vedi tra 20 anni? Tra 20 anni, beh, speriamo di essere sempre con questa voglia di fare, diciamo di dare sempre il massimo. Quello, ti vedi campione dell'universo, ti vedi che ma, so. Cioè, come a me la competizione, diciamo, serve per migliorarmi, per quello, perché ti dà lo stimolo proprio perché non si finisce mai. E nel campo lavorativo, come ti vedi tra... Beh, spero di avere un'attività tutta mia, di avere degli numerosi allievi dentro il mio negozio e di trasmettere questa passione. Un giorno ritornerai a Cattolica o pensi che un po' la tua base sarà fuori Cattolica? Visto, certo, Cattolica diciamo non, è, che... non è un punto di riferimento per il lavoro, ora come ora. Diciamo che Milano mi permette di dare sbocco proprio alla mia passione. Adesso, infatti, subito dopo il mondiale, ho iniziato ad insegnare all'Accademia di Milano. Sono diventato giurato nazionale, infatti nei prossimi campionati che si svolgeranno nel mese di marzo in Italia mi troverò nelle vesti di giudice, quindi quest'altro ruolo importante. Per quello non posso, diciamo, continuare i miei sogni a Cattolica, e Cattolica è sempre un paese che porto, è il mio paese, il paese che porto nel cuore, e ci tornerò sicuramente per venire a trovare gli amici e parenti e la famiglia soprattutto. Magari un progetto futuro che possa dare anche a Cattolica, come dire, una base per quella tipologia di attività che tu svolgi. Sicuramente. Una scuola oppure una tua scuola qui a Cattolica, come... Sì, anche perché no. Può essere che succeda una cosa del genere nel futuro? Sì. Infatti nei mesi scorsi, assieme a Gerlando e ad altri nostri colleghi, siamo venuti qui a Cattolica ad impartire delle lezioni di acconciatura a chi ha dei negozi, a chi vuole iniziare questo mestiere. E ho visto che c'è stata è stato apprezzato e speriamo di continuare questo, diciamo, questo lavoro qui a Cattolica. Una curiosità, chi ti taglia i capelli? Gerlando. Allora, cari amici, qui abbiamo il nostro campione del mondo, cattolicese, ci teniamo a dirlo, perché Cattolica non deve essere solo annoverata per cose negative, ma le cose positive sono molto di più di quelle cose che, in certo senso, offuscano il nome del nostro paese. Noi ringraziamo Giuseppe, sperando di non dimenticare mai le proprie origini, Cattolica Reclea, anche perché sennò tuo padre solia. Allora, ringraziando Giuseppe, ringraziando tutti voi che state ascoltando e ascolterete questa intervista, alla prossima, grazie. Grazie a voi, un saluto a tutti.